Allora, Megelda, let's go. Eccola qua. Megelda e la sua Holy Relic. Let's go. Batti il ferro finché è caldo. Bam! Eccola, Diz. No, non puoi curarti dopo delle fasi, Kultax. Già dalla quarta non puoi fidarti. Quella era la quarta fase, era. Cioè, il quarto turno. Non può più curarti. Ah, ma cazzo, ma non gliel'ho messa l'estetica. Oh, metti. Sì, comunque sta skin è proprio brutta. Esteticamente è proprio orribile. Brutta. Bah, mettiamo la classica, dai, sti cazzo della skin brutta. Ci sta di più così. Terza Ori Relic. Fatta. Dai, lasciamo la prima fase. Vediamo se questa Megelda e questa reliquia ha senso di essere fatta oppure no. Guardiamo. Sono rimasto che si diceva Assault Mode, mi sono scordato che si diceva per Assault Mode. AM per Assault Mode. Allora, bellina quella reliquia. Allora. Vediamoci un po' le carte del K. Aspetta, ci conviene Ilaria Stecca quando abbiamo le sue cure, se no. Cioè, allora che fa la reliquia di Megelda? Fa il cleanse, ha un debuff quando utilizza la heal e buffa dell'8%. E stats. Fino a un massimo di 40. Prossimo turno ci uiriamo, Ho trovato il dossier blu, quello nuovo, messo nel equipaggiamento di ATM, attacco e def, va bene, se dici Margaret, attacco crit è meglio. Chissà come sarà migliorato il post purgatorio in modalità assault mode. Ma sai che in teoria non lo fanno in modalità assault mode, perché è esteticamente identico. Cioè, fanno quello post purgatorio con il vestitino blu come ban, ma non fanno quello dello scontro finale con Zeldis e Red Demoni, che è assault mode normale, cioè come quello che c'è in game attualmente. Non lo rifanno. Al massimo rifanno un altro Meliodas assault mode, che magari lo fanno in un fest come Lost Vein, però esteticamente non cambia un cazzo, gli faranno le skin diverse. Non penso cambi molto. Faranno quello con la skin bianca e le ali, ma quello è il Red Demoni, Delsin. Quello è il Red Demoni, quello è il mio da Red Demoni. Quello è il mio da Red Demoni, quello sicuramente lo faranno. Faranno sicuramente la versione controllata dal padre, sicuro. Però non credo che faranno un'altra assault mode, quello dico. Non credo proprio che faranno un'altra assault mode. Quello non di sicuro. Quello non credo di sicuro. Allora, ma in tutto questo deve uscire ancora Mile. Dobbiamo aspettare. Voglia. Altro che da aspettare, c'è un po' da aspettare. Butta tutto, tanto ci interessa il giusto, vai. Va bene così. Non ci interessa niente. Ulti in mano. Buono, le carte sono buone, raga, Le carte le stiamo pescando gold.
Le carte le stiamo pescando God. Bella Gianci, come stai, brother? Ragazzi, vi ricordo che mancano 8 sub al giveaway del mio account di Grand Cross Global. Manca pochissimo, avete tempo ancora pochissimi minuti per completare la sfida. Se no niente giveaway. Oggi è l'ultimo giorno, vi ricordo, della finale, della final 6, eh. E domani prendo 60 gemme, mi conviene pullare su Sari per provare a prendere gold, o compro la skin del Carpaggio. Ma io ti consiglierei nessuno dei due di conservare. Però fai te. Se proprio vuoi Gotero o il Carpangelo, prendi Gotero o il Carpangelo, ti devo dire la verità. Io ti consiglierei di skippare tutto. Però poi ovviamente fai te. Ma mi triggera quello che sto per fare, però. Si potrebbe fare una Diane che potenza sia fatta di giganti. Diane sposa magari sia senso, ma Diane sposa già è presente in game e fa pure schifo, quindi. Io tengo il gem per il prossimo fest che ci sarà dopo l'evento di Ragnarok. Non credo che ci sarà un fest dopo Ragnarok Call. Credo che dopo Ragnarok ci sia San Valentino. E il 24 con la live, il 23 ci sarà il fest. E una settimana dopo uscirà sul Global di giovedì e sarà il 3 marzo che è il day one di Grand Cross Global. Quindi il vero anniversario. Pronosticato tutto in live. Poi come al solito non si avverirà mai una cosa, mezza cosa di quello che dico, però ci provo. Ma se faranno un Demon King dovrebbero fare anche la Via Suprema. Sì, però per Demon King non si intende il Re dei Demoni, quello gigante, si intende quando è dentro il corpo di Miolobas che c'è Miolobas adulto. Quello si intende. Poi se faranno anche loro giganti sarebbe una figata, l'ho sempre detto anch'io, però non credo purtroppo che li faranno, ci sta come boss. Cioè, se vogliono fare un botto di soldi li fanno. Se vogliono creare un botto di hype per il gioco li fanno. Però se non li fanno li metteranno come un boss, magari nel momento in cui arriviamo alla nella storia. Niente heal, niente single target in generale per tenere sul buff di Meliodas. Rip. Dopo San Valentino di sicuro non spendo gem per PG di San Valentino, a meno che non sono potentissimi. Io qualcosa ci volevo spendere, devo essere sincero, però anche lì spende, nel senso, dipende. Cioè se faccio una monte scuro, l'anno scorso di ieri 500 gemme non l'ho presi, 400 qualcosa, quant'era? Quindi... Bellissima comunque la reliquia, e vedere che ho pescato due heal da inizio partita. Va bene così, Non voglio chiedere più di tanto, nel senso. Non voglio chiedere più di tanto. Se sono utili contro il piccione, volentieri li spendo. Vabbè, quello sicuro. Cioè, sono utili col piccione, si usano sempre le gemme. Cioè, almeno anche lì, continuare a fare, al massimo farle per il cervo. Cioè, continuare a fare per il piccione, che ok, secondo me è più difficile. Però, porco, ormai ci sono talmente tanti team. Cazzo, ma era la penultima fase quella. Siamo all'ultima? Oh, cazzo, raga. Oh, cazzo. Oh, mamma. Allora, questo 10-50 meme è proprio un meme che non è che è vero, Delsi. Mi concordo con te. Raga, è andata un po' male. Non pensavo di essere arrivato alla fine così. Cioè, di essere arrivato già all'ultimo stage, alla fine. E l'ultimo round. Porco, l'ho spiddato. Non me ne parlo, non me ne ero accorto. Ma really? Ma really? Bellissimo, 42-46. Bello. Abbiamo fatto riportare su quel Meolas. Carte inutili. Oh, le heal è incredibile. Ci baffiamo se utilizziamo le heal. Non pescate due in tutta la partita. E una era quella di inizio partita. Quindi proprio top. Bellissimo. Ci stiamo proprio buffando. Sì, continua con le single target, va bene. Quando ci sarà Mile, ci sarà una rivoluzione di One, sarà molto probabilmente dimenticato. Concordo con te. E tra l'altro lo spero, perché The One ha rotto tre quarti di cazzo. Vai di ulti, vai di ulti, vai di... Oppure di non fare danno con la singola 1 stella. A parte, non altro c'è Megelda. Se non fa danno sti cazzi. C'è Megelda. Cioè, abbiamo il safe, no? Battita pure, ah sì, dai, testiamola. C'è Megelda, fa danno di sicuro, quindi.
posto. Pescassimo un'altra single target anche solo una stella, dovremmo... Ecco, ma perché pare? Io devo sta zitto. Cioè adesso so come si sono tirate le stelle e poi come va, va dopo. Bello. Niente heal, utile la reliquia. Sa proprio di utilità. Mamma mia che utilità. Cioè io ho fatto la terza dose e mi sento distrutto e fortuna ci sei te. Bella Mike, buon pomeriggio. Goditi questa streaming e riposati, brother. Tauntino, così unisci e possiamo pure buttarla perché tanto le alleoie ci servono per dopo. Sperando che la 3 stelle sicuramente farà danno, però non si sa mai. Ecco, meno male, meno male. Dai, 1-1 stella. Vabbè, c'ho la ulti, il 2 AOE, la heal, finalmente abbiamo una heal. Che poi non si applica, è vero, che non funziona, let's go. Ciao matrona, no, ma come fa ad andare nel secondo stage? Mi tocca resettare. Please, non scoppiare. Non scoppiare, matrona. Matrona, meno male. Però è un po'... Nella seconda fase non resisterà mai. Nella seconda fase non resisterà mai. Cioè, tocca resettarla per rifarla per bene. Rip, cazzo. Rip, cazzo. Tanto non si cosa. Ma tanto non ci serve niente, non ci serve. Vai così, sperando di fare di danno. Dai, ci abbiamo fatto, dai. Proprio a culo, però. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, bisogna rifarla, eh. Bisogna sicuramente rifarla. Che ne pensi della Liquid? Guarda, che non ho visto un cazzo. Felpa, abbiamo usato 3 heal di cui una... Non è servita un cazzo perché l'ho pescata nel turno in cui non potevo più ilarmi. Due, le altre due, una era quella dell'inizio partita, quindi ce l'hai obbligatoriamente. L'altra l'ho pescata nella prima fase, nel primo turno. È completamente inutile. Poi dopo non ho più pescato niente. Quindi anche lì, come fai a verificare il buff? Nulla.